Ragazze e ragazze, oggi è una location un po' diversa dal solito. Vi voglio mostrare cosa una mia carissima amica mi ha omaggiato di uno sconto pazzesco per Charlotte Tilbury, ed ho acquistato questa palette, questo rossetto che indosso ora a un prezzo strepitoso. Ora ve la mostro e farò il tutorial con questa meraviglia. Sono scriventissimi i colori, è stata fantastica e non ho parole per ringraziarla. Inizio con un colore, è che questo qua. Sono, come vedete, suddivisi in categorie, questi tre, e ognuno ha i suoi nomi. Io prenderò questo, tanto per. Non l'ho ancora, ho solo sbocciato un colore, questo è strascrivente. Vediamo come si comporta, ma presumo benissimo. Esatto. Ho messo solo il correttore, come al solito. Sono colore uno più bello dell'altro. Ho pagato pochissimo, per fortuna. Grazie alla mia amica. Grazie, sei un tesoro. Ora voglio applicare con le dita. Vediamo questo com'è. Questo è. Altro è così. Penso di usare quest'altro, però ce n'è un altro, io li sboccio, non voglio. Vedete? Sono veramente belli, belli. Io applico questo, che è questo qua. Ho fatto un po' di questo, un po' di questo, quindi, e quest'altro lo applico. Molto, molto bello. Poi con un pochino di nero vado. Darlo qua all'angolo, lo porto un po' su. E fuori, per dare più lunghezza allo sguardo. Sono molto scriventi, come vedete. Anche il nero. Il nero sembra facile, dice, è nero, deve scrivere. Non è così. Molte volte il nero è grigio sulla palpebra, diventa grigio perché non ha pigmenti a sufficienza per renderlo nero. A me il nero piace nero, se no lo prendevo grigio. Poi ci penso di sfumarlo, no? Mi sono di questo parere. E questo è nero, proprio. Allora, sotto l'arcata, no, sotto l'occhio, voglio applicare questo più scuro. Molto bello. Vediamo di là.
Oggi ho già cucinato un po' di cosine, un po' di verdure, zucchina, cipolla e peperoni. Sembra detto così molto, ma è delicato e messa in forno. Un goccino, ma proprio un goccino d'olio, rimane quel saporito che non dà fastidio, almeno chi digerisce i peperoni, io ancora li digerisco. Ho fatto gli gnocchi di zucca. Chi mi segue su Instagram avrà anche visto il tutto. Molto bene. Per un tocco super, voglio provare questo, che non so come sia. Wow. Lo porto proprio qua. Lo picchietto al centro della palpebra. Molto bello. E con il pennellino sempre di prima, con lo scuro lo pulisco un attimo, prendo questo colore che ho e lo porto qua al centro. Wow, mamma mia, decisamente bello. Con quello chiaro vado a prendere questo, proviamo, e lo applico qui. A me piace più chiaro. Luminosità. Perfetto. Passiamo alle matite, alla matita nera. Oggi ho il moncherino proprio, però ho già l'altra di scorta perché ne avevo prese 4. Una l'ho data a mia figlia, me ne sono rimaste. Adesso una perché come diceva quello, vanno via come il pane. Sono molto morbide, per cui si consumano anche abbastanza facilmente utilizzandole tutti i giorni. Ecco qua, il mio nuovo mascara. Comunque penso di, col tempo, magari come regalino per Natale, mi farò l'altro mascara perché questo è buonissimo, non mi crea allergie ed è il top. Tutto quanto, le allunga, mi piace, tutto quanto, le incurva, però c'è un però. Non è nero come l'altro, quindi io sono affezionata, abituata all'altro e quindi lo riacquisterò magari per Natale. Vediamo. Questo è bellissimo, ragazzi, eh? Non è che lo degrado, come si dice. Molto bello, le allunga, le separa. Lo vorrei un pelino solo più nero, ecco. C'è quell'altro di Nabla che è veramente nerissimo, quell'altro è il top, però tende a anche col bifasico a far fatica a togliersi nello struccare. Questo no. E neanche quello di Diego. Però ci ho visto che ha tutte, poi dura tanto, essendo così grossa. Però
Ecco, ora passo a quello, dopo averlo applicato sotto, passo a quello piccolo, che piccolo di bastoncino, ma è più cicciottoloso di porto sulle punte e le allunga proprio. Le allunga parecchio, non so se si vede, dal vivo si vede. Garantisco che dal vivo si vede. Ecco, se fosse stato un filino più scuro, vedete, lo vedevate di più anche voi. Comunque, vediamo se riesco a farvi capire quanto le allunga invece. È un buon mascara, poi mi piace moltissimo il discorso che non crea allergie, non mi lacrimano gli occhi, niente di tutto ciò, è la base di tutto, se no ti trucchi, ma in realtà è come se non ti truccassi. Non so se riuscite a vedere sono lunghe. Fa il suo dovere, insomma. Niente, questo è il mini video. Io voglio ringraziare ancora la mia amica, sei un tesoro, ti ringrazio tanto. Questa palette è un amore, anche perché e il rossetto in questione è questo, scusate, non ve l'ho mostrato, molto chiaro. Una volta finalmente l'ho trovato. Non è facile, e l'ho trovato sul sito. Ho applicato poi la matita di Kiko, la 002, la 02 di questa collezione, che è la, chiedo scusa, è la 02, la collezione penso precedenti, non questa, l'altra ancora, non so se ci sono ancora sinceramente. E niente, questo è il tutto. Il rossetto, se vi può interessare, si chiama si chiama, neanche questo lo vedo bene. Siamo a cavallo, se vi interessano qualsiasi cosa me le chiedete. È tutto, un bacione, ciao, alla prossima.